Nuova recensione sul canale di BF Mountain, presento la Garmont G-Trail GTX, che sta per Gore-Tex. È appunto una presentazione, quindi non è una recensione, perché ci sono delle scarpe che testo, provo e faccio una recensione più dettagliata. Ci sono altri modelli che abbiamo anche in negozio che presento perché non ho potuto provarle direttamente io, ma sicuramente lo faccio dopo un bel po' di tempo di vendita in negozio e dopo aver capito esattamente, anche grazie a voi, al vostro feedback, quali sono le caratteristiche della scarpa. Naturalmente la provo, la sento in negozio, faccio delle valutazioni, non è esattamente uguale a recensire un prodotto, però sicuramente vi posso dare delle indicazioni molto esatte. Io sono Gabriele, questo è il canale di BF Mountain, ti invito a iscriverti al canale, anche cliccare la campanella per essere sempre aggiornato su recensioni dei prodotti del mondo outdoor, montagna, e non soltanto recensioni ma anche consigli che posso darti in prima persona dopo tanti anni di esperienza in questo settore. La G-Trail è uno scarponcino, così viene chiamato dall'azienda Garmont, da hiking, che io preferisco però definire da trekking leggero. Uno scarponcino che però è effettivamente alto, quindi oggi ci sta un po' nel fare gli scarponcini leggeri anche la tendenza a fare dei mid, che sono dei tagli leggermente sopra il malleolo, ma con un taglio di solito un po' particolare, un po' più inclinato, mentre questo per me ha proprio un'altezza classica di uno scarpone, intant'è che copre molto molto bene soprattutto la parte interna del malleolo. Garmont ha delle idee ben precise sulla costruzione delle calzature, loro credono fortemente nell'appoggio naturale del piede, o meglio nel far lavorare il piede nel suo sistema naturale, perché il piede è di un'efficienza totale ed effettivamente se viene aiutato da poter muoversi in libertà può dare delle prestazioni migliori. E la tecnologia tra le più famose di Garmont si chiama ADD, cioè ADD, scusate, detto in italiano. L'azienda però non definisce esattamente il significato di questo ADD, anche se io credo che stia per Anatomical Design e di qualche altra cosa che effettivamente non sono riuscito a capire. Però il concetto è abbastanza semplice. Loro, credendo nella libertà della struttura del movimento del piede, regalano al piede molto volume nella zona davanti, quindi libertà di movimento, e nelle zone di chiusura e di contenimento cercano di dare dei supporti al piede, quindi effettivamente non è che stiamo parlando di un lavoro al 100% naturale, ma stiamo parlando di supporti per il piede, dove il piede riesce comunque ad avere sicurezza nella parte posteriore grazie a questo design asimmetrico della zona del gambaletto, dove vediamo la parte interna più alta e la parte esterna quindi più bassa. Nella parte del contrafforte, sopra la zona del contrafforte di protezione, c'è un altro dei loro brevetti che è il Hell Lock, è un sistema dove c'è una fibbia che passa sopra all'altezza del tendine, dove chiudendo si blocca la parte alta ma si lascia libertà di appoggio del tallone, quindi dove il pallone riesce ad avere un buon appoggio per esempio in zona di frenata. Anche tutto il design della linguetta è fatto apposta in maniera asimmetrica, anche qui vediamo una parte più alta della parte interna e più bassa della parte esterna, quasi a seguire tutto il concetto del gambaletto, proprio per fare in maniera che all'interno la chiusura con il Speed Lace, che è un sistema di chiusura veloce, lungo, che abbraccia il piede, farà in maniera che tutta la parte della tomaia si adatterà al piede, però senza costringerlo, lasciandolo libero di movimento ma tenendolo bloccato nella zona posteriore. La scarpa, indossandola, risulta molto leggera, quindi è molto confortevole, ha un'ottima ammortizzazione, l'intersuola è leggera ed è ammortizzata, quindi ha dei pesi contenuti, fa un buon lavoro quindi per un trekking leggero anche di tante ore. Però non è una scarpa d'alta montagna, quindi non può supportare del trekking molto impegnativi dove si ha bisogno di avere tanto peso e quindi tanto scarico. Però la cosa interessante è che Garmont, avendo nel DNA un concetto di alpinismo, il design della scarpa ricorda un po' il fit di uno scarpone di alta montagna. Per intenderci, non è quasi uguale ad avere uno scarpone, faccio un esempio, che sono un Ladakh di scarpa, no? Quei scarponi di pelle con il fascione e tutto quanto, però si vede che c'è quel tipo di attenzione, quindi un piede esperto che conosce quel tipo di scarponi, mettendo la scarpa Garmont G-Trail, riconosce questo fit d'alpinismo, tant'è che nella zona davanti si sente proprio un'ottima andatura in spinta, quindi spingere davanti per avere la zona del climbing zone, della spinta, molto aderente e molto efficace. Usano un Vibram abbastanza morbido, quindi non è un Vibram troppo pesante, fa un buon lavoro di frenata, un buon lavoro classico di protezione nelle zone di frenata, quindi la parte bassa del tallone e della punta hanno buona aderenza, la mescola è un po' più morbida
è un po' più performante. Naturalmente, quando si tende a essere un po' più performante e morbida, ne può risentire di più la durata nel tempo. La qualità dello scarpone è innegabile, pellame di ottima qualità. Abbiamo il Gore-Tex, che comunque garantisce l'impermeabilità totale e la traspirazione. La riuscita in negozio è stata interessante, soprattutto per chi ama avere spazio davanti, quindi non vuol dire per forza avere una pianta larga, ma proprio avere questa sensazione di libertà è piacevole. Chi poi ha bisogno di invece tanto volume, che ha anche una pianta larga, sicuramente apprezzerà questa zona nella parte davanti, dove il piede riesce a essere molto libero, quindi soprattutto adatta a piedi che hanno bisogno di spazio, piante larghe e collo alto, perché anche in questa zona c'è molto spazio. Può essere adatto sia a persone che si vogliono avvicinare al trekking comprando una scarpa alta, però magari con qualcosa in più, chi è già un esperto camminatore però vuole una scarpa meno pesante di uno scarponcino, però abbastanza performante per fare le sue escursioni anche impegnative. Un piede esperto tranquillamente ci può fare anche delle ferrate di livello medio. Dal mio punto di vista, quindi, il prodotto è veramente molto interessante, è riuscito l'operazione, è qualcosa di diverso rispetto ai concorrenti, quindi mi sento di consigliarlo, soprattutto rispetto alle caratteristiche che ho elencato precedentemente, e chi soprattutto ha un piede abbastanza largo e un collo alto. Potete andare a cliccare il link in descrizione per l'acquisto dello scarpone o per leggerne migliori specifiche. Vi ringrazio per aver seguito la presentazione e vi rimando al prossimo video sul canale di BF Mountain.